Quanto è bella e quanto è buona la parola del Signore. Se noi, carissimi fratelli e sorelle, ogni giorno ci sedessimo alla mensa della parola e alla mensa dell'Eucaristia, la nostra vita avrebbe un altro sapore, avrebbe altra efficacia nell'impatto col mondo che noi qui troviamo in questo contesto della riva del mare di Tiberiade, un pochettino triste, troppo feriale, quasi depressa. C'era questo gruppo insieme a Simon Pietro. Ci sono i nomi. Quando Gesù vuole lasciare un segno specifico, indelebile, circostanziato, pronuncia sempre il nome. E Pietro, che è il leader, gli dice: io vado a pescare. Cosa c'è da fare qua? Si sente l'odore della noia. E allora dice: facciamo qualcosa, andiamo a guadagnarci un pezzo di pane. E gli altri si accodano: veniamo anche noi con te. Una notte faticosa, una notte orizzontale soltanto, fidando sulle potenzialità umane, solo. Lavorano tutta la notte, ma non prendono nulla. Intanto sulla riva c'era una persona con il fuoco acceso. Lo guardano. E questa persona dice: avete qualcosa da mangiare? No. Gettate la rete dalla parte destra. Obbediscono. E questo è importante, fratelli e sorelle. Ancora non riconoscono il risorto, ma obbediscono. Quella voce che li indirizza, che li incoraggia. E quando incominciano a tirare la rete, vedono che è troppo pesante. E allora Gesù viene indicato da colui che amava, il discepolo, è il Signore. Solo l'amore, cari fratelli e sorelle, riesce a riconoscere quando l'amore incomincia ad infuocare i sentimenti, la vita, riesce a riconoscere la bellezza della vita, il sapore della vita, è il Signore. Allora Pietro, svestito un po', non del tutto certamente, si cinge le vesti, si butta a nuoto e va incontro al Signore. È il primo, mentre gli altri tirano la barca alla riva. Attenzione! Portate qui un po' del vostro pesce, del pesce che avete pescato. Gesù stava già arrostendo del pesce. E qui si incontra un'offerta straordinaria, che forse non facilmente viene rilevata. Sulla parola di Gesù, che loro non conoscevano, hanno gettato la rete, Gesù chiede quel frutto della parola che aveva ordinato. Come per significare che noi non possiamo far nulla senza la sua persona, senza il suo spirito, e non possiamo mai offrire ciò che non viene da Dio, perché non abbiamo nulla e non siamo capaci di nulla. Perché
si dice 153 grossi pesci. Non è un numero casuale. In quel periodo, alcuni studiosi affermavano che nel mare c'erano in tutto 153 specie di pesci. E cosa sta a significare in questo contesto parabolico? Che gli apostoli, che la Chiesa deve preoccuparsi di radunare attorno al Signore tutte le genti, di ogni genere, nazione, lingua, religione, tutte le genti. Quindi è un messaggio simbolico e universale che ci porta a far capire che Gesù è il Signore, l'unico Dio della vita e della morte. Che bellissima osservazione che fa poi l'Evangelista. Nessuno stava a chiedergli chi sei, perché tutti sapevano bene chi era il Signore. E Gesù si avvicinò, prese il pane, attenzione, il pane che l'ha portato, e Gesù lo diede loro, e così pure il pesce. Gesù che ritorna a manifestare la sua identità di servo, manifesta la sua diaconia di porsi al servizio degli altri. E qui c'è un'altra ricchezza, un'altra perla straordinaria. Simon Pietro, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Sono tre domande diverse a significare un cammino o una infiltrazione, chiamiamola così, che piano piano si abbassa. Prima chiede l'alto: mi ami più di costoro? A Simon Pietro. E Pietro naturalmente si trova un po' sorpreso e risponde: Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Non rispondemi ti amo, tu lo sai che io ti amo. No, ti voglio bene. La misura dell'uomo che ancora non si è collimata con la misura di Dio, che chiede amore assoluto. E poi pasci i miei agnelli. La seconda domanda non dice più di costoro: Simone figlio di Giovanni, mi ami? E ancora Pietro, un po' imbarazzato: tu lo sai che ti voglio bene, rimarca questo aspetto. E allora Gesù scende al livello di Pietro e non dice mi ami, ma Simone, mi vuoi bene? E allora Pietro qui entra veramente in crisi e si addolora, perché ricorda le tre volte che lui aveva rinnegato il Maestro, e risponde con quella timidezza, con quell'imbarazzo, ma anche con quell'abbandono, che aprono le porte di quell'affermazione di fede che arriva fino alla crocifissione. Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Quel conosci tutto che noi a volte dimentichiamo, che dribbliamo, perché pensiamo a volte che siamo forse più astuti nel stornare l'attenzione o la conoscenza del Signore, e commettiamo le fragilità. È come se noi ci coprissimo con un alone oltre il quale il Signore non riesce a vedere. Cioè no, fratello e sorelle, tu che conosci tutto, tu sai che ti voglio bene.
Anche qui Pietro rimane nella sua giusta dimensione umana, che poi Gesù arricchisce con la potenza dello Spirito Santo e la fa fiorire di un amore talmente oblativo da dare anche la sua vita. Quando sarai vecchio, tenderà le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. È il culmine. Seguimi. Da quel momento Simone diventa Pietro, nella sua pienezza, Cefa, la roccia, la guida, il pastore, il suo vicario. Straordinario. Era quella forza, quel coraggio, quell'energia che sono necessarie per annunciare Cristo crocifisso e risorto. Ecco perché, e mi aggancio alla prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli, erano felici e contenti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù, perché liberati dalla prigione si erano nuovamente messi in circolazione per annunciare la risurrezione del Cristo. I sommi sacerdoti e il Sinedrio li avevano ancora una volta severamente rimproverati, castigati, ma non erano riusciti a spegnere l'entusiasmo della loro fede, la sicurezza della loro carità diaconale e soprattutto lo spirito profetico che li animava come annunciatori della parola risorta. Ecco, fratelli e sorelle, perché noi abbiamo cantato e ripetuto: ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Il Signore si fida sempre dell'uomo. Pietro lo aveva tradito. Nel momento in cui Gesù si aspettava una parola di coraggio, uno sguardo di solidarietà, invece lo tradisce. E Dio dimentica il peccato quando vede illuminarsi l'amore, l'abbandono, la fiducia, che crescono sul pentimento, sulla vera conversione. Lo abbiamo chiesto all'inizio della messa, la conversione. Non è una parola semplice, come non è semplice convertirsi. Ma quando uno arriva a conoscere e a vivere il vero amore nell'abbandono del Signore, allora la tua vita cambia e la tua vita tocca la vita degli altri, perché non è l'umanità soltanto che parla, ma è l'umanità divinizzata che testimonia e che si rende credibile con fedeltà, umiltà e accoglienza. Ecco, cari fratelli e sorelle, che allora a questo punto la vita che diventa un dire, come abbiamo ascoltato nella seconda lettura tratta dall'Apocalisse, un dire che l'agnello è stato immalato ed è degno di ricevere potenza, ricchezza, sapienza, forza, onore, gloria nei secoli dei secoli. Quattro vegliardi, amen. La domanda che ponga a me e a voi questa sera: tu ami il Signore? Come lo ami? Quanto lo ami? Dove lo ami? Perché c'è anche il dove. Dove voglio io? Con chi mi pare? O dove tu non vuoi? E il Signore, la provvidenza ti porta? Ecco, fratelli e sorelle, se noi riusciamo ad entrare in questa logica, allora vale la pena vivere. E abbiamo una vera ragione per vivere. La ragione dell'amore, che è la nostra vita. Se non abbiamo l'amore, non vale la pena vivere. Perché dove non c'è l'amore, non c'è Dio e non c'è vita.